There comes a moment when my heart must stand alone on this lonely path I've chosen, like a house. Abbiamo deciso di iniziare. Questo è perché, essendo un giorno feriale, vogliamo fare tardi. Innanzitutto, buonasera a tutti, benvenuti in questa sala. Abbiamo provato un po' a fare un giorno feriale, non ho paura che venisse molta gente, e invece ne viene sempre di più. Quindi vi ringrazio per la pazienza che dovrete avere in questi giorni di campagna elettorale, a volte tranquilla, a volte più agitata, spero non da parte nostra. Quindi vi ringrazio per essere qui. Io sono qui, siamo qui tutti quanti, perché abbiamo, forse da molti anni non succedeva che una maggioranza, una compagine elettorale, che aveva fatto un patto nel 2007 di continuità e di governo per 5 anni. Ci siamo riusciti un po'. Chi non ha rispettato il patto si è eliminato da solo praticamente, però la maggior parte di questa maggioranza ha rispettato il patto e siamo arrivati alla fine. Non succedeva da molto. E perché siamo qui? Siamo qui perché, come ho avuto modo di dire tante volte, molte volte in politica ci si pone delle scadenze all'interno del mandato, mentre Sant'Antioco, la provincia, la Sardegna oggi ha bisogno di soluzioni strutturali che non possono essere per forza contenute all'interno del mandato. Non è possibile questo. E allora, se uno fa politica come pensiamo di doverla fare noi, abbiamo dato poca forse immagine, poche chiacchiere, poca gazzotta, come si dice in gergo, no? Abbiamo lavorato tantissimo, come vi ho detto l'altra volta, abbiamo lavorato tantissimo. In che modo? Nel modo più corretto possibile, con tanta, rimanendo lì, forse come non mai, anche se diciamo che lavorare, perché Sant'Antio che ne ha bisogno. Ho detto ai nuovi compagni, e a tutti quelli vecchi lo sapevano già, ho detto facciamo una campagna elettorale serena, mi raccomando, non parliamo degli altri, parliamo bene di noi stessi. Tante volte ho taciuto, non ho risposto alle provocazioni, non mi sono preoccupato, anche perché penso che la dignità, l'autorevolezza di una persona non deve stare appresso alle beghe di bassa lega, come si dice. Però qualche volta mi è stato detto che faccio male a non rispondere, e allora è giusto rispondere qualche volta. Non voglio attaccare, perché se attaccassi credo che non ci sarebbe partita, ma non lo voglio fare e credo che non lo farò mai. Ma sentendo, mi è stata passata stamattina una pirina dove c'erano delle cose dette questi giorni scorsi, ma cose sempre, come ho detto la prima volta, superficiali, sempre generiche, mai puntuali, che tendono a demolire la persona, secondo loro, però non hanno niente di critica costruttiva e niente di critica puntuale. Ma cose dell'altro mondo, paura di mettere una firma, non in grado di dare una risposta, di assumersi responsabilità. Caspita, la responsabilità che mi sono assunto nel tagliare 13 posizioni organizzative, che ci siamo assunti, tutta la giunta, 13 posizioni organizzative, mentre loro aumentavano i dirigenti, noi li diminuivamo. Ben sapendo, poi potete andare in comune, magari qualcuno parla male di voi, li capisco bene, lo capiamo. E sapete, togliere 5, 600, 700 euro al mese a una persona non è gradito. Noi l'abbiamo fatto. Politica da non fare delle cose a vuoto, di chi parla e non realizza. Ma c'è di più, guardate, una cosa strabiliante. Nemico da abbattere l'11 giugno. Nemico da abbattere l'11 giugno. Io credo che siano nervosi. Sicuramente lo sono.
Abbiamo sempre pensato che la politica è servizio, è umiltà, è disponibilità, onestà, onestà. Invece, nemico da battere, sembrava nella prima guerra d'indipendenza, nemico da battere l'11 giugno. Siamo a posto, per esempio abbiamo i segreti, nemico da battere l'11 giugno. Poi le frasi fatte, non c'è un favore che possa negoziare il futuro di una città, non ho capito. Ammodernamento, macchina amministrativa, grazie, spese inutili. Poi lo vediamo per le spese inutili. Taglio consiglieri e assessorati, per questo l'ha già fatto lo Stato, c'è già una legge. Pratiche edilizie 500, li abbiamo ereditati da loro, da questi che ci criticano. I condoni edilizi sono dell'87, loro sono entrati nel 93. E quando è come le manutenzioni, quando si trascurano diventano straordinarie e allora si accumula il lavoro. Convegni vergognosi sulla cultura, convegni vergognosi, ma vi immagino, con tutta la gente che veniva, che ha speranza di riscossa con la cultura, perché il turismo da solo non vuol dire niente se non è rafforzato da qualcosa che ci specializza rispetto a tutti gli altri che hanno chiesto il mare come ce l'abbiamo noi, ma noi abbiamo una cultura importantissima che non possiamo trascurare. E l'ultima, poi la smetto. Fanno paura quelli troppo soli e troppo ricchi in un comune normale. Io non credo di essere troppo solo, una bellissima famiglia, ho diversi amici e c'è veramente un bel rapporto di tutti. Di una grande formazione, di educazione, di onestà, però se loro, siccome non credo che si parli di, a questi livelli, se si parla di ricchezza, sfido chiunque a mettere la dichiarazione dei redditi prima di fare politica, io sono pronto a metterla, la mettono pure loro se vogliono. Abbiamo preparato un programma che è la continuazione, come deve essere dell'altra volta. Abbiamo sempre detto che il nostro programma è un piano e quindi si presta anche dinamico di questa definizione. È un disegno per Sant'Antioco, all'interno di esso si trovano tutte le argomentazioni, però era troppo lungo e noi riteniamo che molte volte una persona non può o non vuole leggere 100 pagine scritte da noi, però sono importanti perché portano dei dati veramente attuali e attualizzati per Sant'Antioco. Si divide in tre parti, le cose fatte, le cose che si vogliono fare, cioè il programma diviso in tre sistemi, il sistema territoriale, il sistema produttivo e il sistema sociale. E infine cosa ci aspetta nel futuro. È qualcosa a cui noi teniamo molto, l'abbiamo fatto con molta cura, però abbiamo pensato anche a chi non vuole leggere molto e allora abbiamo fatto questa sintesi molto esplicativa e attraverso le immagini abbiamo voluto dire qualcosa ai cittadini di Sant'Antioco. Va bene, nella lettera si spiegano le ragioni per le quali noi siamo qui. Andrea, ecco qui. Due o tre grafici inconfutabili, le chiacchiere le lasciamo ad altri, non ci interessa. Debito pubblico, 800.000, ho detto l'altra volta, più 200.000 di debiti fuori bilancio, ne abbiamo fatto un altro di 130.000 l'altro giorno. Debiti che aveva il comune di Sant'Antioco. Il debito prima era, come vedete, nel 99, piano piano è sceso, così come vedete. Quelli sono dati che chiunque può venire, prende il bilancio, tra l'altro c'è anche nel sito del comune, che qualcuno ci invitava ad essere trasparenti. Noi mettiamo il bilancio, delibere, determinazioni, siamo un palazzo di vetro, come vedete. Spendere personale,
Vedete, nel 99 il comune di Sant'Antio, che era come un corpo grosso, che voleva quasi tutto per sé e poco per i cittadini. Nel 2012 abbiamo dimezzato le spese del personale. Naturalmente questo dimezzamento ha portato a raddoppiare i servizi ai cittadini, si vedono nella successiva tabella. Ecco qui, che servizi ai cittadini? Beh, l'istruzione pubblica, abbiamo prestato molta attenzione al progetto delle scuole, anche alle superiori, anche se fino a un certo periodo si diceva che le superiori non ci competono, sono della provincia, sono i nostri ragazzi e noi siamo stati attenti alle scuole elementari, alle scuole medie e alle scuole superiori. Tempo pieno delle scuole elementari, abbiamo fatto un'azione programmata e siamo arrivati a coprire il 60% dei ragazzi, dei bambini. Naturalmente continuiamo fino a coprire il 100%, ma è come possibile questo con continui tagli che subiscono i comuni in un periodo di crisi assoluta? Com'è possibile? Evidentemente non siamo noi che sprechiamo i soldi, forse magari si sprecavano prima. Quindi razionalizzando le spese, tempo pieno nelle scuole elementari. Servizi sociali, quintuplicato il bilancio. Con il vergogno a leggere. Basta con regalare libri alla gente. E addirittura vogliamo la legalità, ma abbiamo bisogno di professori di legalità noi? Io credo proprio di no. Cultura. Sì. Qui ne approfitto per ringraziare perché i libri che sono stati stampati e tutte le cose culturali, i libri hanno fatto il giro a livello nazionale e internazionale, sono nelle migliori biblioteche, sono dappertutto, è un marchio per Sant'Antio che sta girando nel mondo e ne approfitto qui per ringraziare, perché veramente lo meritano, professor Bartoloni che è qui con noi, che è venuto da Sassari per seguire questa riunione. E caro professore, il tempo sprecato la cultura. Ringrazio anche Roberto Rai per quello che sta facendo per Sant'Antia e anche lui si merita un bel applauso. E anche se, e qui ringrazio anche Marco Massi. Altri due diagrammi, non chiacchiere, due diagrammi, spese per la cultura, praticamente nel 99 si spendeva il 6% del bilancio, oggi si spende il 12,15%, la cultura è importante e non come dice qualcuno, con la cultura non si mangia. Poi possiamo anche criticare, che abbiamo avuto anche critiche sulla cultura, le capisco. Perché ho sempre detto che la cultura è un angolino, c'ha tanti settori e non siamo riusciti purtroppo ad occuparci di tutto. Però vediamo di incrementare la festa di Sant'Antio, guardate un po', anche lì, festa di Sant'Antio, fascia A, grazie agli studi che sono stati fatti e a un'azione e continua, costante, a battere in regione gente che spesso preferisce premiare il proprio territorio piuttosto che la realtà. E Sant'Antio, patrono della Sardegna, meritava e merita tutto questo. E vedete l'attenzione, tornerò un attimo indietro sulla festa di Sant'Antio, guardate cosa si faceva nel 99, guardate cosa si fa nel 2011, io credo che Sant'Antio commenti questo.
E poi tutte le pubblicazioni che sono sprecate perché nessuno le legge, non servono a niente. Guai a regalare i libri ai cittadini, non si regalano i libri ai cittadini. E cosa dovevamo fare? Dovevamo venderli. Perché cosa? Noi volevamo che i cittadini ritornassero, riprendessero la loro identità. Anzi, abbiamo scoperto tanto di più, che quello che si sapeva prima era poco sul santo. Oggi si sa tanto di più e c'è ancora tantissimo. Servizi sociali. Abbiamo un sistema sociale forte, si vede, però stiamo mettendo mano al sistema sociale. Abbiamo quintuplicato il bilancio rispetto al e con tutti i servizi, quindi c'è un'immagine che rappresenta la colonia, ma vuole essere rappresentativa di tutto ciò che si è fatto. Ambiente, guardate un po', la prima isola ecologica della Sardegna gratis per Sant'Antioco. Prima c'erano i finanziamenti, sono stati restituiti. Ma perché anch'io a volte restituisco soldi? Siccome sono ho delle simpatie da parte della stampa, ogni tanto, adesso poco tempo fa mi hanno detto che avevo perso i soldi del depuratore, tutto Sant'Antioco sa che io ho perso i soldi del depuratore, a parte che non ero il capo del comune di Sant'Antioco, a parte che non abbiamo perso niente, però tutto Sant'Antioco sa che abbiamo perso i soldi del depuratore. Comune riciclone tra i primi in Italia. Raccolta differenziata, abbiamo avuto il coraggio di farla, con grande risultato, 70% nel 2011, media annuale. E la musica, e poi non abbiamo fatto niente, guardate tutti quei puntini, sono tutti lavori pubblici, sono pochi. Forse bisognerebbe vederli a una, avere la pazienza di leggere la colonna a fianco. Non abbiamo fatto niente. Non voglio nemmeno guardare, non lo voglio rileggere. Tanto avrete la sintesi, avrete la possibilità di leggere. Ci sono cose fatte, finite, cose in campo da quasi a finire, cose iniziate. A proposito, vorrei dire, in questi giorni inizia la segnalazione del canale. Quindi qualche lista se la può togliere dal suo programma, perché sarà già fatto. E non è campagna elettorale se si fanno le opere alla fine, perché il più ingenuo di noi capisce, basta pensare quanto impiega ad avere le autorizzazioni per fare il progetto di casa sua. Il più ingenuo capisce che un'opera fatta oggi è pensata 3 anni fa. Però va anche bene, se anche fosse l'ultimo giorno, magari se riuscisse. Se anche fosse bene, perché non devo accontentare qualcuno, non mi devo dimettere l'ultimo giorno di scuola, assolutamente. Palazzetto dello sport, impermeabilizzazione, taraflex, sale dei nuovi, impianto di illuminazione nuovo. Non era mai stato fatto niente. Da quando è stato costruito non c'è stato niente di niente. Urbanistica. Abbiamo detto che facevamo affidamento sulla pianificazione. Ebbene, abbiamo avviato tutta la pianificazione che serve per il nostro territorio, per il comune di Sant'Antioco. Tutta. È tutta avviata. Piano regolatore del porto, adeguamento del PUC al PPR. Qualcuno mi critica che ci ha messo 10 anni a fare il PUC, mi critica che non abbiamo ancora finito. Ma basta vedere nel sito della regione quanti hanno adeguato il PUC al PPR, giusto per avere un'unità di misura. Però è tutta avviata la stagione pianificatoria, perché tutto dovrà rientrare all'interno di un disegno. E il piano lo ricordo sempre, perché altrimenti ci confondiamo. Non vuol dire che faremo tutte le cose che sono dentro un piano, perché poi si può parlare anche di quello.
ma vuol dire che quello è un disegno e chiunque agisce trovando le risorse, perché sono, ripeto, inutile dire faccio questo, faccio questo, faccio quest'altro, dimmi dove prendi le risorse. Qualcuno che si avvicina alla politica non sa ancora che i soldi sono vincolati, purtroppo, a investimenti ben precisi e che non li può spostare come vuole, guai se lo facesse. Ecco qui, abbiamo lavorato tanto, era la nostra punta del diamante, il programma che parte dal Golfo di Palma, si è porto, e dico solo per adesso perché ho fretta di presentare i candidati, poi magari un pochino sulla cosa da fare, 5 minuti, e abbiamo convinto la provincia a fare un piano strategico, il piano strategico incentrato sul sistema portuale del Sulcis, il porto di Sant'Antioco è il centro di questo piano. La provincia ha dato l'incarico alla Università di Cagliari di fare lo studio di fattibilità del sistema portuale di tutti i porti, ma soprattutto di Sant'Antioco. L'hanno presentato un paio di settimane fa, 2 settimane fa mi pare, nell'aula consigliare del Comune di Sant'Antioco. E queste sono le idee che potremo vedere tra un attimo. Io adesso... una cosa vi preme dirla ancora, almeno le opere principali sui lavori pubblici le voglio leggere. L'acquisizione del Cinema Teatro Savoia è quasi lì, e non vi dico, voi avete rabbia, io ne ho ancora di più, perché capisco che per la gente è difficile capire l'iter che ci impone la macchina amministrativa e tutto il sistema in cui giriamo noi. Casa del Mutilato è nostra, quante cause, che una causa infinita, l'abbiamo presa, vi permettete di dire, per 2 lire, perché non ci siamo pagati manco la causa, l'abbiamo pagata meno di quanto è il prezzo del valore di mercato. Le scuole, abbiamo agito su tutte le scuole, abbiamo ancora finanziamenti per tutte le scuole del Sant'Antino. Campo sportivo, ci invincia in video a tutta la provincia, vogliono fare tutti i tornei a Sant'Antioco, compresa la federazione, e faremo un torneo internazionale, a brevissimo, un torneo internazionale giovanile di calcio. I punti sport, anche quelli, saranno finiti entro il mese di maggio, in campagna elettorale, campo di calcetto in erba sintetica, il tappeto dei 2 campi da tennis, e il campo polivalente a fianco al palazzetto dello sport. Tutti i campetti che saranno in lungomare saranno rifatti, rimessi a nuovo, non si è mai intervenuto solamente per il fatto che siamo in campagna elettorale, lo facciamo solo per questo motivo. Stiamo dando del disturbo a molti cittadini su quella che è l'illuminazione pubblica. Stiamo facendo, abbiamo avuto un bel po' di finanziamenti per cambiare quasi tutti i pani, soprattutto quello del centro storico, ma quasi di tutta Sant'Antioco con sistemi a risparmio energetico. Poi anche con scuole abbiamo avuto finanziante con il fotovoltaico. Abbiamo avuto finanziamenti per il museo archeologico, per il quale ci teniamo tantissimo, e c'è un progetto adesso per rifare l'illuminazione interna. Non bastano i soldi, però riusciremo a fare quasi tutto con sistemi sempre a risparmio energetico. Poi abbiamo fatto la fontana di Piazza Italia per farci una bella campagna elettorale, proprio in estremis l'abbiamo fatta, e non abbiamo avuto. Non abbiamo avuto, purtroppo, per come gira il mondo in politica, il finanziamento, perché il progetto l'abbiamo fatto nel 2007 per la fontana romana, purtroppo.
con questa storia dei bandi settoriali, poi ne parleremo di noi. Ecco, queste cose le volevo dire e vi ringrazio. Questo è il primo tempo. Adesso vi presento i meravigliosi candidati della lista Impegno. Un nome semplice, ma denso, come ho detto l'altra volta, di motivazione. Io oggi penso che tutti e 16 siano delle persone degne che hanno scelto di far parte della nostra amministrazione. La nostra amministrazione, la nostra maggioranza ha una caratteristica. Se fai composta da persone che lavorano, che ci credono e lo fanno. Quanto è difficile dire questo, per il bene comune. Sembra una parola banale, ma non lo è mai in politica, purtroppo. E allora io li chiamerei a uno e se vogliono fare un saluto, una presentazione o qualunque cosa, sono pregati insomma di farlo. In ordine alfabetico, Maria Paolo. Perché lui perdeva quando giocava a calcio con me. Allora, buonasera a tutti, io dico due parole perché è giusto oggi lasciare spazio alle cose fatte, alle cose che il sindaco intende proseguire per questo programma. Quindi ciascuno di noi si presenterà, io mi chiamo Paolo Paria. Per chi non mi conosce, mi occupo da anni di agricoltura, sono imprenditore agricolo e specificamente di viticoltura. Io ho accettato con molto entusiasmo l'invito di Mario a candidarmi in questa lista perché ho visto che innanzitutto ha seguito un progetto, un programma ben precisi che si sviluppa nel tempo e ho accettato perché sono convinto che il settore agricolo in questi anni è stato scarsamente rappresentato. E la scarsa rappresentazione di questo settore ha portato a occuparsi molto poco e con poca competenza di questo settore qui. E io credo che un paese civile, un paese avanzato, non possa fare a meno di dare forza e sviluppo e recuperare questo settore. Soprattutto per quello che riguarda l'isola di Sant'Antioco, che ha una tradizione antica, non solo di viticoltura ma anche di altre attività, ma soprattutto di viticoltura. Ha una tradizione antica ed è un peccato che un patrimonio di questo genere vada sciupato. Io credo che non ce lo possiamo permettere. L'agricoltura è anche l'agricoltore è il giardiniere del territorio, perché è quello che lavora, è quello che tiene a posto il territorio. Quindi è fondamentale che questa attività abbia un nuovo slancio, per questo abbiamo bisogno di persone competenti e io spero, mi auguro che tutti quanti voi vogliate darci una mano e occuparci in maniera molto più professionale di questo settore qui. Vi ringrazio. Buonasera a tutti, mi chiamo Carras Luca, lavoro presso il servizio esattoriale del comune di Sant'Antioco e quindi2007, anche quest'anno rinnovo il mio impegno a sostegno di Mario Perugia. Devo dire che in questi 5 anni ho conosciuto nel gruppo tantissime persone con le quali ho stretto una grossa amicizia e
e niente, mi hanno anche dato la possibilità di farmi un bagaglio sia in termini politici che anche culturali. E niente, ringrazio tutti e... Andiamo avanti, Camille Reggiani. Buonasera a tutti quanti, naturalmente sono emozionato perché parlare di fronte alle persone che conosci e che hai sempre frequentato è sempre un'emozione. Quindi io, come tutti sapete, ho fatto 20 anni sindacalista e quindi ho avuto la grande soddisfazione di fare segretario del Succis Iglesiente per la Umilla. E quindi in questi anni, nella lista impegno, ho cercato di mettere la mia esperienza per ricoprire al meglio i ruoli che mi sono stati affidati. Quindi ho fatto il capogruppo in consiglio comunale, ho fatto il presidente della seconda commissione consigliare e l'ultimo anno e mezzo ho fatto l'assessore delle attività produttive. Ho cercato di rappresentare al meglio, naturalmente, e di portare lo sviluppo e i settori legati al mio assessorato avanti, come il turismo, la pesca, l'agricoltura, l'artigianato e il commercio. Questi settori, a mio avviso, sarebbero in grado di risollevare le sorti della nostra isola attraverso progetti e iniziative volte al recupero e alla valorizzazione del nostro territorio. Credo di aver assolto con grande impegno tutti e tre gli incarichi da me assegnati e spero fortemente che la lista impegno possa amministrare per altri 5 anni, continuando il programma di sviluppo della nostra bellissima isola, indirizzando il futuro dei nostri figli verso il turismo e il recupero di tutte le possibili condizioni che possano creare nuove realtà lavorative, valorizzando tutte le fonti di sviluppo economico a nostra disposizione, ne abbiamo tante. Chiaramente mi auguro di poter vincere questa competizione e spero di avere la possibilità di contribuire ad un ulteriore programma da portare avanti con la lista impegno. Comunque vada, voglio concludere e vorrei ringraziare fortemente il nostro sindaco Mario Colombi che mi ha dato la possibilità di tirare fuori il meglio di me stesso per il mio paese e naturalmente voglio ringraziare la squadra che ho rappresentato in consiglio perché devo dire con grande orgoglio che ha lavorato con grande entusiasmo. Bravo, bravo. E per finire voglio ringraziare tutti voi e anche quelli che non sono presenti in questa sala per avermi dato la possibilità di contribuire al cammino del futuro del nostro paese, ricoprendo i ruoli che ho avuto da questa amministrazione. Grazie. Grazie Gianni, una bella Giulia, va bene, sono gli altri che sono nervosi. Imba Daniela. Buonasera.
è che avendo due figli piccoli, 5 anni fa, perché adesso sono cresciuti, mi ero stufata di lamentarmi dall'esterno nel degrado in cui sarebbero dovuti vivere i miei figli, quindi ho deciso di mettermi un po' in gioco. E il secondo motivo è perché Mario Grongio era un mio amico e lo ritengo una persona molto onesta, quindi ho deciso di dargli una mano. E per 5 anni mi sono occupata della cultura, turismo, dello spettacolo e pubblica istruzione. Abbiamo fatto tante cose, sono molto orgogliosa delle cose che abbiamo fatto, perché penso veramente, come ha detto lui, alla sagra, al recupero della nostra identità, alle pubblicazioni, agli spettacoli che siamo riusciti a regalarci. Voi e noi abbiamo fatto nel periodo natalizio Katia Ricciarelli, Renato Serrani, Franco Cerri, la banda Bardò, Max Gazzè ultimamente, quindi abbiamo avvicinato forse Sant'Antioco un po' alla mia cittadina ideale, dove un po' la musica per i giovani, la musica classica è sempre presente. Ho pensato, perché avrei dovuto, mi ha chiesto di sostenere anche questi 5 anni e io ho accettato, perché ho pensato a tutte queste cose fatte, la scuola, abbiamo fatto tanto per la scuola, recuperato gli edifici scolastici, abbiamo messo mano agli arredi che ormai erano vecchissimi, probabilmente risalivano ai tempi in cui io andavo alle scuole elementari, quindi abbiamo cominciato a dare un po' di decoro alle scuole. Abbiamo sostenuto tanti progetti delle scuole con i progetti che ci venivano presentati man mano, dalla scuola dell'infanzia fino al liceo. Ho pensato a tutte queste cose fatte, alle cose che abbiamo iniziato, alle tante cose che abbiamo da fare, e quindi ho deciso di continuare a sostenere Mario, perché Mario ha lavorato incessantemente per il bene del paese, per cui io lo sostengo e chiedo anche a tutti voi di sostenere il suo progetto. Grazie. Sbagliato l'ordine alfabetico. Ciao Paolo. Forse a tutti, non confondermi con il reggimento, Grazie. Dunque, con Mario ci conosciamo da tanti anni, abbiamo percorso una vita politica ancora recentemente, ho fatto 4 anni con l'amministrazione precedente all'opposizione e poi chiaramente con le giuste basi, con le giuste fondamenta siamo riusciti a vincere e a cavalcare questa campagna elettorale e vincere le precedenti elezioni. Certo, è stato un sacrificio enorme per me, per tutta la famiglia, e chiaramente perché sono stato coinvolto di giorno e di notte, ve lo posso dire sicuramente, anche di notte, perché le forze dell'ordine mi hanno chiamato anche di notte talvolta per svariati motivi, anche quando ero in vacanza. Quindi, comunque, mi hanno delegato alla sicurezza, polizia municipale, funzione civile, allo sport. Sono subentrato dopo un anno allo sport, primo anno ho percorso un altro assessorato, quello del verde e differenziata, che anche lì posso dire con orgoglio di aver fatto la parte mia, perché nei primi 7 mesi abbiamo raggiunto il 49,5%, questo è un obiettivo che non è da trascurare. Però al di là di tutto io mi soffermo anche meno sullo sport, perché il sindaco mi ha preceduto, ha detto quanto lui, però devo dire che di discipline sportive ne abbiamo attivato tantissime, il ciclismo è nato e ripreso a Sant'Antioco, e non ultimo anche quello del professionismo, attraverso il Giro di Sardegna, che abbiamo rivisto dei campioni che a Sant'Antioco chiaramente hanno 50 anni, che non loro ma altri che li hanno preceduti, che non venivano. E poi tante altre discipline, quali discipline di moto d'acqua, Sant'Antioco non è mai esistito, della vela, del moto, campionati regionali e quant'altro, insomma ce n'è per tutti e di più. Che dire ancora? Sulla sicurezza devo dire sono soddisfatto per quanto concerne l'istruzione
Per riguardo ai zoppi, è stato qualcosa che ho voluto fortemente, fortemente devo dire che i risultati si cominciano a vedere, certamente vorremmo qualcosa di più. Sono delle persone esemplari, dei volontari che danno l'anima per il bene e la sicurezza di tutti, perché chiaramente il razzismo è un problema che abbraccia un po' tutti, tocca a tutti, però devo dire che queste persone sono serene, sono persone che fanno il fatto loro con dignità, serietà e abnegazione. Niente, io non voglio andare tanto oltre perché, ripeto, le strutture sportive si sa, le ho già viste, le ho viste il sindaco, però credetemi, ci ho messo l'anima perché talvolta ci ho messo l'anima e tuttora vado a controllare giornalmente, non manca il giorno che non vado a vedere le strutture per vedere a che punto sono, perché ho pressioni, poi mi piace lo sport, sono cresciuto con lo sport e vivo con lo sport, quindi spero tanto che anche quello che ancora è in atto, quale bocciolo ce l'ho a cuore, qualcosa che veramente mi preme. Talvolta non mi ha fatto dormire perché ho fatto una promessa, però purtroppo non è colpa mia, non è colpa di questa amministrazione, ma è colpa di qualche società che purtroppo ci sono degli avventurieri. Niente, spero tanto che almeno prima della termine del nostro mandato riprenda nei lavori, si porta in tempi brevissimi. Niente, non vi voglio dilungare più di tanto. Un ringraziamento a Mario, un ringraziamento a tutta l'amministrazione che ha condiviso con noi questo obiettivo e spero di ripercorrere per altri 5 anni, non me ne vuole la famiglia, però per altri 5 anni questo edificio è Lai Giuseppe. Buonasera a tutti, io mi chiamo Lai Giuseppe e sono il cognato di Marco. È bello se sono cognato, non è per questo che ho scelto di cantare quest'anno una lista impegno. E diciamo che è una cosa che è da anni, con Mario, tutto il nostro gruppo si lavora, cerca di portare avanti un certo tipo di discorso che ripete perfettamente allineato con il gruppo. Io non mi piace parlare, lo dico subito, sono un uomo di palestra, uno che sta in campo e gli piace lavorare dal punto di vista pratico. Vi dico solo che comunque io ho un sogno nel cassetto, perché se ho un sogno nel cassetto sugli sportivi di Sant'Antioco, ci sono 2000 problematiche qua, questo lo sappiamo, si è fatto tanto, però abbiamo tutti quanti un sogno, gli sportivi che mi conoscono lo sanno, è quello della realizzazione della cittadella sportiva, chiaramente sappiamo che non manca solo un palazzo dello sport, manca una piscina, mancano diverse strutture, un campo per atletica leggera, qualcosa che veramente può rendere grande questo paese. Un paese di sportivi, non si vede altro, gente che cammina, vuol dire, il lungomare di Sant'Antioco, quindi vedremo e daremo il massimo di noi stessi per realizzare questa struttura. Vi ringrazio ancora per la aver avuto pazienza a ascoltarmi. Grazie Giuseppe, lei cavaliere. Abbiamo lavorato tanto questi 5 anni, speriamo di continuare. Se dobbiamo cambiare il sindaco, da farlo adesso. Niente, io ci metterò tutto il mio impegno. Come va?
così male da ormai più di 10 anni. Rinnovare la fiducia. Rinnovare la fiducia a questo gruppo non è stato difficile, in quanto raramente in questi anni di legislatura mi sono trovato in disaccordo con la nostra linea di pensiero. In questa legislatura sono stato presidente della prima commissione competente su bilancio e regolamenti, con la quale, oltre ad aver svolto un lavoro importante di supporto al Consiglio Comunale, abbiamo rivisitato numerosi regolamenti, aggiornandoli e rendendoli più snelli. Non ultimo il regolamento del Consiglio Comunale, in cui abbiamo sostituito le notifiche tramite messo con più moderne notifiche via mail, che permettono un risparmio di tempo, di risorse umane e di economiche. In quest'ultimo frangente di legislatura ho ricevuto la delega del assessore ai lavori pubblici e, visto il breve tempo a disposizione, ho deciso di concentrarmi su pochi punti. Mario mi ha già bruciato la metà, e questi erano i lavori di sistema del Campito, proprio iniziati appena ho ricevuto la delega. I cantieri occupazionali, uno è in corso, stiamo sistemando diverse marciapiedi di via di San Matteo, che erano lasciate, diciamo, dimenticate da parecchio tempo. Ho portato avanti un programma di sistemazione delle strade iniziato precedentemente, con asfaltando ulteriori 15 vie e l'adeguamento dei punti spot. I lavori sono in corso, prevedono appunto la realizzazione, cioè la sistemazione del campo polivalente contiguo al palazzetto dello sport, del campo di calcio a 5 con un nuovo manto sintetico e dei due campi da tennis. E l'impresa, appunto, come ha detto Mario, pensa di consegnarci i lavori a fine mese. Infine, dopo 3 anni di iter burocratico e la richiesta di 11 autorizzazioni, a breve iniziano anche i lavori di illuminazione del canale con boe luminose, che permetteranno la navigabilità notturna del canale e l'accesso al porto, al porticciolo turistico, anche nelle ore notturne. Poi mi ha bruciato anche la critica, Mario, perché è l'unica critica che sento in questi giorni, è tutti i lavori in campagna elettorale. Non conoscendo, non sapendo che senza un profondo impegno durante tutta la legislatura non avremmo raccolto nessun frutto. E poi, come sanno bene gli studenti, in prossimità dell'esame non si impegna di più. Le lezioni sono il nostro esame. Per questo vi chiedo di farci passare l'esame come vostro voto e di promuoverlo. La più giovane del gruppo, Francesca Massa. Giovane, come ha già detto Mario, sono molto felice di far parte di questa lista e sarà molto breve. Uno dei temi che mi sta particolarmente a cuore riguarda le politiche giovanili. Io ritengo che sia molto importante puntare sul protagonismo giovanile e noi come lista riteniamo che per condurre una buona politica giovanile sia necessario credere nei giovani, riconoscendo le loro competenze, ascoltandoli e comunicando con loro. Concludo ribadendo il fatto che sono molto orgogliosa di far parte di questa lista, perché credo nel lavoro e nell'onestà di tutti i candidati e ne approfitto per ringraziare pubblicamente il sindaco Mario Peronzo per questa opportunità. Grazie. Qui bisogna scrivere il nome e cognome, state attenti. Massa Marco.
mi occupo da 25 anni di beni culturali, a Bologna, credo di aver dato un modesto contributo anche alle attività culturali che sono svolte a Sant'Antio. Mi occupo del settore culturale anche in altri comuni della Sardegna, non solo nel Sulcis, in questo territorio, ma anche in altre zone della Sardegna. Una delle tre fonti che quest'anno abbiamo deciso di raccontare e di programmare per il futuro di Sant'Antioco e sulle quali vogliamo immaginare lo sviluppo economico della nostra città ha un nome ben preciso che si chiama Distretto Culturale, che noi abbiamo deciso di dedicare all'isola di Sant'Antioco, isola nel suo complesso, e quindi con un grande lavoro che vede gli accomunati in questi comuni presenti nell'isola, che hanno avuto anche in passato una storia comune e molto importante. Di questo distretto culturale vi voglio leggere due righe perché rappresentano un po' il nucleo principale di qualunque sviluppo si possa immaginare per Sant'Antioco. Il ruolo principale di un distretto culturale, come di ogni sistema di sviluppo che sia costruito sul territorio, deve necessariamente tenere conto di una sorta di identificazione con l'essere comunità, poiché la ricostruzione della comunità è l'elemento essenziale dello sviluppo autosostenibile. La comunità che sostiene se stessa fa sì che l'ambiente naturale possa sostenerla nella sua azione. Infatti l'azione conservativa di valori ambientali e culturali che non nasca dalla fiducia interna e dalla fiducia in se stessi è destinata a creare resistenze e fallimenti. E quindi tutti, senza distinzione, senza deleghe o giustificazioni, siamo responsabili del futuro della nostra città. Meglio Massimo. Questa è l'alba di una bellissima. Buonasera a tutti. Il mio nome lo sapete, no? Voglio, prima di iniziare a dire qualsiasi cosa, voglio dire due cose che sono legate. Una è un ringraziamento e una è una scusa, chiedere scusa. Ringraziamento e logicamente al sindaco per avermi dato la possibilità di lavorare per il bene della collettività antiochense in questi 4 anni direttamente come assessore e 5 anni come consigliere. Devo chiedere scusa dall'altra parte alla famiglia, perché in questi 4 anni da assessore devo dire che mi hanno visto poco a casa. Da chi ha governato il paese negli ultimi 4 anni, tutti quanti si attendono un resoconto dei lavori fatti, di quello che abbiamo fatto in questi anni. Però se dovessi fare un resoconto, una relazione su tutto quello che abbiamo fatto, io in questi 4 anni non basterebbero un paio d'ore. Mi hanno detto che devo restare gli 8 minuti. Di conseguenza devo per forza di cose restringere il campo. Come voi tutti ben sapete, io mi sono occupato di ambiente, quindi di rifiuti, pulizia del paese, verde urbano e bonifiche. Restringere il campo vuol dire che mi potrò dedicare l'attenzione solo ad alcuni di questi argomenti. Per il verde urbano noi, a causa delle esigue risorse finanziarie
che abbiamo a disposizione, abbiamo fatto il massimo per poter presentare il paese nel miglior modo possibile. È chiaro, verde urbano è un'altra cosa. Bisogna fare scelte, stabilire priorità, investire tanto di più. Però con le risorse finanziarie che avevamo a disposizione, questo è veramente il massimo che potevamo fare. Per quanto riguarda le bonifiche, il nostro comune ci sono alcune bonifiche storiche, finanziamenti della zona d'alto rischio ambientale, dati dalla regione, dal ministero, a fine anni 99, all'inizio 2000. Ebbene, noi quando abbiamo iniziato ad amministrare, tutti gli iter di queste bonifiche erano fermi. Noi abbiamo attivato tutti quanti gli iter, per alcune bonifiche siamo a buon punto, per altre un po' meno, in considerazione della lungaggine burocratica per quanto riguarda le autorizzazioni. Gli altri due settori, e su questi un minutino di più, tanto ho risparmiato tempo negli altri medi, riguardo al verde e alle bonifiche. Rifiuti e pulizia del paese, che sono due settori comunque legati. Pulizia del paese, la pulizia del paese, oggi finalmente possiamo dire di avere un paese pulito. 5 anni fa, nella campagna elettorale, tutte quante le liste in competizione dicevano la prima cosa da fare, venivamo da un anno di consiglio prefettizio, la prima cosa da fare è ripulire il paese. Per tutti il paese era sporco. Oggi, dopo 5 anni, noi abbiamo un paese pulito. È chiaro, la pulizia non è un'opera pubblica, non è che uno ha un finanziamento, realizza l'opera e ha fatto l'opera e ce l'abbiamo davanti agli occhi tutti i giorni. La pulizia è una cosa in continua evoluzione. Oggi è pulito e resta pulito se lo teniamo pulito, o se abbiamo abbastanza forza lavoro per pulirlo. Se non lo teniamo pulito e sporchiamo, non abbiamo abbastanza forza lavoro per pulirlo, il paese si sporca. Per tenerlo così pulito, per avere il paese pulito bisogna ragionare in maniera diversa, iniziamo a non sporcare e così abbiamo la certezza di continuare a mantenere il paese pulito. Per quanto riguarda i rifiuti, nel 2007, appena ci siamo insediati, questa amministrazione ha fatto la scelta più coraggiosa di tutto il territorio. Abbiamo avviato la raccolta differenziata, era una cosa nuova, sconosciuta in questo territorio. Ebbene, la raccolta differenziata, i risultati della raccolta differenziata dal 2007 ad oggi è stato un continuo crescere, una salita continua. Le scelte coraggiose, molto coraggiose in certi casi, dell'amministrazione, seguite dalla sensibilità della maggior parte della popolazione, hanno fatto sì che il nostro comune nel 2011 sia stato premiato come comune riciclone per quanto riguarda i rifiuti differenziati nel 2010. Siamo arrivati quarti per il sud Italia, secondi in Sardegna, dopo soli 3 anni di raccolta differenziata. Ma non ci è bastato, perché ci siamo centri. Perché noi siamo certi di poter riuscire a ottenere risultati migliori e questa certezza ci ha portato davvero a ottenere risultati migliori nel 2011, infatti con la percentuale della raccolta differenziata che abbiamo nel 2011 noi oggi possiamo sperare di ambire al primo posto per il sud Italia per la raccolta differenziata. E cittadini di Sant'Antioco, tutti quanti assieme, perché se non lavoriamo assieme non arriviamo da nessuna parte, tutti quanti assieme siamo riusciti a ottenere questi grandissimi risultati. Bravo! Voglio rispondere a una piccola polemica.
in questi giorni sia sulla stampa che dalle dichiarazioni di alcuni candidati proprio riguardo ai costi del servizio di nettezza urbana. Noi spendiamo 1.750.000 euro circa per questo servizio e spendiamo questi, abbiamo questi costi ormai da un paio d'anni. Adesso ormai è imminente la pubblicazione della gara d'appalto e con la nuova pubblicazione la spesa resta la stessa. Continueremo nei prossimi 5 anni a spendere massimo, dipende dalle offerte in sede di gara, massimo 1.750.000 euro. Beh, voi tutti capite bene che in questi ultimi anni, forse nell'ultimo anno in maniera esponenziale, c'è stato un grandissimo aumento del costo del carburante, aumento dei costi con l'aumento dell'IVA un po' diffusamente. Beh, nonostante quello, nonostante tutto quello, noi siamo riusciti a mantenere gli stessi costi, a raddoppiare in alcuni casi il servizio, perché il dimensionamento del servizio di spazzamento viene raddoppiato rispetto a quello attuale, quindi abbiamo dedicato maggiore attenzione alla pulizia del paese, pensando addirittura a dei turni di pulizia anche la sera, durante il periodo estivo, nel mese di luglio e di agosto. Tutto questo mantenendo gli stessi costi che avevamo questi anni. Ebbene, probabilmente allora, se è vero quello che sto dicendo, le critiche che ci sono state mosse, almeno le persone che hanno mosso quelle critiche, probabilmente sono dei bravi avvocati, però per quanto riguarda il settore dell'ambiente, dei rifiuti, devono fare ancora qualche lezione. Una cosa voglio dire, e ci tengo in maniera particolare, perché madonna, ci piangiamo tutti addosso, che le cose vanno male, che le cose non, che ci sono tanti problemi e quant'altro. Siamo la provincia più povera d'Italia e lo diciamo ad alta voce, lo diciamo a tutti, ci incazziamo tutto quanto, evidenziamo le cose negative. Ci fosse stato uno, dico solo uno, dei candidati di tutte le liste che avesse riconosciuto il lavoro che è stato fatto e i risultati che abbiamo ottenuto con la raccolta differenziata a livello nazionale. Obiettività nel riconoscere le cose che vanno bene. Quando siamo bravi a fare le cose è giusto che ce lo diciamo, è giusto che lo diciamo in giro. Non bisogna solo mandare il messaggio che stiamo male, che tutto va male, che non c'è lavoro, che va bene, è vero, però mandiamo anche messaggi positivi. Mandiamo messaggi positivi. Devo raccontare una cosa che è successa ieri mattina. Sono andato a trovare con un amico, un grande amico, e lo ringrazio. Sono andato a trovare una persona di una certa età ieri mattina e durante la chiacchierata, sai, a una certa età gli piace chiacchierare, vogliono chiacchierare. E detto Massimo, come pensi? Non ho una certa età, però come pensi? Mi ha detto Massimo, io ti voto. Sappi che ci sono candidati parenti in altre liste e ci sono amici in altre liste, però io il voto lo do a te. Lo do a te per un semplice motivo. Stiamo vivendo un momento di grave difficoltà, di ristrettezza economica, di grandissima crisi. Io ho visto come hai lavorato e hai lavorato tanto. Oggi non si tratta di mandare in comune un parente o un amico, si tratta di mandare in comune gente che ha voglia di lavorare.
clima, che è un clima di vittoria, ci porti avanti ancora per un mese e per 5 anni ancora. Grazie. No, a proposito dei costi, volevo interrompere al massimo perché l'isola di Capri spende, ed è la metà di Sant'Antioco, più di 5 milioni all'anno per la raccolta differenziata. Prima Giorgio, perché negli anni ho fatto conoscere Mario e tutta l'amministrazione comunale. Ho sentito veramente Sant'Antioco come casa mia. Ho paura di altri 5 anni di impegno. Comunque ci credo. Qualcuno si conquista, però se andate bene a esaminare le cose, a volte le perdite spesso, molto spesso, sono per motivazioni personali. Fidetta Mariella. Al mondo del volontariato e del sociale. È con piacere, davvero Mario, con grande piacere, che vi ripresento per le prossime elezioni amministrative del 10 e 11 giugno 2012. Dopo essere stata per ben 5 anni assessore alle politiche sociali, un compito non semplice, tante volte molto difficile, credetemi, molto difficile, ma lo porto avanti con impegno, con dedizione, con onestà, perché io amo la mia città, amo Sant'Antioco, non sono arrogante e sono pronta a mettere la mia disposizione e a servizio di tutta la popolazione. Voglio continuare a mettere in campo la mia forza, perché ne ho forza, che sono minutina, A molti piacerebbe non vedermi più, ma io mi metto in campo tutta la mia forza, le mie capacità, la ragazzina, per cui dovrebbe diciamo tante persone, la partecipazione ai vari tavoli istituzionali, perché Sant'Antioco è mai mancato in una progettazione a livello provinciale, a livello regionale, a livello nazionale. È la mia trasparenza e la mia onestà. Chi mi conosce sa che sono una persona onesta, trasparente. Sono sempre Mariella, lo ripeto tantissime volte. Ho una frase che mi ha accompagnato in questi 5 anni, che al sindaco sicuramente piace tanto. Provo a difendere i diritti dei deboli perché non diventino diritti deboli. Nonostante la grande crisi economica che ci sta travolgendo, e in continuazione vediamo numerose famiglie avvicinarsi ai servizi sociali, e qualcuno osa dire che c'è una convenzione, che diamo delle bombole in giro, che diamo altre cose, no? Io vorrei vedere i documenti, ma per questo qualcuno non si è informato bene. La delibera, non è detta bene, è una delibera a livello provinciale, fatta con il PLUS. E il progetto si chiama Né di fame né di freddo per il Sulcis
solidale, una delibera, un documento, e condividono 16 comuni. Quindi evidentemente hanno letto bene. A me e all'amministrazione comunale è piaciuto l'assistenzialismo. È molto lontano da noi fare assistenzialismo. Abbiamo sempre cercato di ascoltare le persone, di dare loro dignità, dignità. E, come dicevo prima, ci siamo impegnati ad affrontare le seguenti situazioni che per troppo tempo sono rimaste emarginate. Non posso elencarle tutte perché sono tantissime. Le situazioni che segue il servizio sociale. Quando ricordo 5 anni fa avevamo scritto sul nostro programma amministrativo le varie problematiche, che c'era una Sant'Antioco, qualcuno rideva perché pensava stessimo sognando, finalmente sono emerse. Dico finalmente, perché soltanto quando si esce dall'omertà e soltanto quando certe situazioni emergono si possono affrontare, e noi non vogliamo nasconderci, vogliamo affrontare le situazioni. Ne cito solo una, non voglio fare terrorismo, cito l'ultima. Noi siamo il primo comune nella provincia di Carbonia Iglesia che ha dei casi di tratta sessuale. Cito solo una. Una situazione davvero molto grave, insomma, però stiamo affrontando. Cos'è la tratta sessuale? La tratta sessuale è quando una persona viene comprata e viene comunque utilizzata. E siccome la donna ha una dignità e non va comprata, né una donna, né un bambino, né nessun essere umano va comprato, noi siamo lì anche per difendere i diritti di tutte le persone. Abbiamo progettato tantissimo. Quest'anno abbiamo una previsione di 5.600.000 euro, una cifra enorme, non è sempre semplice gestirla, perché questa amministrazione comunque ha lavorato anche alla pianta organica del servizio sociale, e quindi abbiamo ampliato le figure professionali. C'è tanto ancora da fare, c'è tanto. Un progetto che è molto, lo chiedo, è un progetto di affidamento per gli anziani, un affidamento part-time e full-time, si chiama Aggiungi un posto a tavola, per far sì che le persone anziane non rimangano sole, ma trovino comunque una famiglia che li possa accogliere. È un progetto, insomma, che sta andando avanti, che ci sta dando delle grosse soddisfazioni. E poi, insomma, c'è lo schema grafico del bilancio, come potete vedere, dal 1999 al 2012, insomma, il grafico è salito tantissimo, è quadruplicato, come diceva il sindaco. Sono diverse le sfide che continuano a portarmi all'impegno politico. La più importante è che bisogna sempre avere presente in tutti gli ambiti dell'amministrazione di una cittadina come Sant'Antioco quello che viene chiamato il bene comune, per evitare che contino sempre di più gli interessi di parte, di solito quelli più potenti. L'esperienza che sta volgendo al termine è stata comunque una bellissima esperienza, per questo ti ringrazio Mario, impegnativa, e anche io devo chiedere scusa alla mia famiglia, perché in questi 5 anni mi hanno visto veramente poco in casa. E devo chiedere anche scusa alla mia famiglia, perché ho mai messo i miei interessi personali prima della comunità. Prima c'era la comunità di Sant'Antioco, poi la mia famiglia sta ancora aspettando. E questo sfido a chiunque. C'è chi mi chiama assessore di turno. Mi piace, perché dovrà aspettare il prossimo turno tra 5 anni, quindi insomma dovrà aspettare. E la cosa strana è che questi nomignoli vengono fuori proprio in questo periodo elettorale, perché il Consiglio Comunale mi hanno sempre apprezzato la mia trasparenza.
il mio impegno e il coinvolgimento, perché io ho sempre coinvolto il Consiglio Comunale. E ci tengo anche a dire che non mi sono mai chiusa nel palazzo, però ritengo importante che l'istituzione, e visto che ho preso questo impegno, deve anche essere presente all'interno del palazzo quando arrivano i cittadini per accoglierli. Grazie ancora. Sì, grazie Mariella, che gestisce il 35% del bilancio corrente del Comune di Sant'Antioco con uno staff sottodimensionato rispetto a quello che è la necessità. Vice Sindaco Puttunuccio. Allora, mi permetto di mostrare con due slide qual è stato il lavoro di questi 5 anni con le deleghe che con l'onore mi sono state affidate e che ho svolto, credo, con costanza e con impegno. La mia attività, che coinvolge tutta l'amministrazione, non può essere rappresentata da immagini, ma può essere solo così, evidenziata con i numeri, perché non dimenticate che il Comune di Sant'Antioco è la più grande azienda economica di questo comune, che riversa nell'ultimo triennio qualche cosa come 9 milioni di euro all'anno nella economia locale. Ha un apparato burocratico di 92 dipendenti, che costano in media, lo dico dopo, lo faccio vedere nella slide, così vi rendete conto della complessità che tutto l'apparato e le attività burocratiche amministrative non si vedono dall'esterno. Un'opera pubblica, facciamo la Piazza Italia e la vediamo immediatamente, c'è subito una reazione. Tutto invece il resto non viene evidenziato, quindi non viene neanche recepito. Io mi sono dedicato a questa attività con impegno, penso anche con competenza. Quindi le deleghe affidate di vice sindaco, di assessore agli affari generali, alle finanze, al personale e al patrimonio, elemento molto importante dell'economia e del patrimonio della nostra comunità. Quindi la delega di vice sindaco, sostituisco o sostituito il sindaco solo in caso di sua assenza o di suo impedimento, quindi niente di eccezionale, perché grazie a Dio il sindaco è stato quasi sempre presente, se non in poche occasioni, ma sempre anche per impegni che lo portavano fuori da Sant'Antioco per altre incombenze, sempre istituzionali. La delega di assessore alle finanze quindi mi ha portato a dedicarmi e a impegnarmi per quello che è la gestione delle risorse finanziarie, sia di entrata che di uscita, per consentire poi la realizzazione e la trasformazione in quei numeri di quelle slide che mi hanno illustrato prima il sindaco, e quello è il risultato finale di un'azione compiuta che viene rappresentata con un numero che o è negativo o è positivo. Quella è la concretizzazione dell'azione amministrativa dell'attività politica programmata. Se non seguiamo questa realtà operativa di impegno, di burocrazia, di atti e tutto quello che le norme nazionali, comunitarie, addirittura regionali ci impongono e ci obbligano, e quindi ci tengono in un percorso, in una corsia dalla quale è molto difficile scostarsi, perché se ti scosti poi si può deragliare bruttamente. Quindi il nostro bilancio praticamente gestisce circa 13 milioni l'anno di impegni, quindi di debiti contratti, ed eroga, paga 9 milioni circa di attività, di personale, di servizi e tutto quello che serve a dare alla città quell'aspetto che
che è lunga. La vera mia invece di assessore personale ha comportato e comporta tutta un'azione burocratica amministrativa nella gestione del rapporto di lavoro del pubblico impiego. Vi ho detto prima che ci sono 92 dipendenti, di cui sono posti coperti 92, fanno 87 sono coperti e 5 sono ancora vacanti, e soltanto nell'ultimo triennio noi abbiamo erogato circa 3 milioni e 300 mila euro di stipendi. Questa spesa annua, come si dà per illustrato, incide sulla totale della spesa corrente per circa il 22%. È stata passata fortemente rispetto alla spesa del personale delle passate degli passati anni. Questa delega personale poi che cosa ha comportato? Ha comportato tutta una serie di atti amministrativi, burocratici, relativi all'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla base di due decreti legislativi che sono il nucleo portante di tutta questa attività. Il primo è la legge, il famoso decreto legislativo 165 del 2001, che sono le norme generali sull'ordinamento del lavoro, alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, e l'ultimo decreto del 2009, 150, il famoso decreto Brunetta, che ha ulteriormente rivoluzionato il rapporto relativo all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Questi due decreti legislativi hanno comportato l'adozione di atti, quindi deliberazione del Consiglio per stabilire i criteri generali, ne abbiamo fatto due relativamente a queste incombenze, e questi hanno scatenato un'ulteriore adozione di altri 10 atti amministrativi della Giunta Municipale, e poi ci sono tutta una serie di centinaia di determinazioni dell'apparato burocratico che consentono o devono consentire che la macchina della burocrazia funzioni al meglio per poter dare sempre risposte e servizi ai cittadini e non per dare molte volte risposte un po' sgarbate. Quindi ultimamente la riforma Brunetta ha definito che tutti i comuni obbligatoriamente devono adottare un sistema di misurazione e valutazione delle performance e il sistema premiante del personale, atto che è stato predisposto e che dovrà essere approvato questi giorni dalla Giunta. Senza questo sistema di valutazione premiale non si possono più erogare dal fondo della produttività straordinari e altre competenze che aspettano. Una delle ultime cose della quale il mio impegno si è dedicato è il patrimonio. Il patrimonio ci ha comportato a prendere atto e a dover sborsare circa 800.000 euro dei cittadini, aggiunta a quegli 800.000 euro di debiti, perché tutto il patrimonio demaniale era occupato dal comune indebitamente, costruite opere senza autorizzazioni, senza concessioni. Quindi ci siamo trovati sulla schiena 5 anni di debiti pregressi, perché c'era 40 anni di abbandono del rapporto corretto con lo Stato e con la Regione relativamente alle aree dell'ex ferrovie meridionale di Sardegna, che speriamo entro quest'anno riuscire a ottenere il passaggio definitivo alla proprietà del Comune, le aree del demanio marittimo che stiamo procedendo su due fronti, uno è la concessione della Regione per avere il titolo a realizzare e a gestirlo, e l'altro col Ministro dei Trasporti che riguarda la classifica, la demanializzazione della tavola del demanio. L'attuale linea del demanio marittimo percorre tutta la via Cristoforo Colombo, il mare di Schicchia, addirittura nelle case dei privati, mentre il mare ormai è a una distanza di oltre quasi 120, forse 200, quindi questa linea va spostata e quindi stemanializzata quella proprietà per passare poi alla Regione e successivamente al Comune. Abbiamo anche operato relativamente alle aree già dismesse o in beni demaniali come Caposperone, il palazzo delle Salime, la casa dell'edilizia popolare del lungomare, il patrimonio della Regione dell'ex isola che è stato assegnato al Corpo Forestale, l'ENAP, e quindi abbiamo questi anni lavorato fortemente per mettere
un po' di regolarità nei rapporti del comune, Stato e Regione, per avere patrimonio identificato e quindi poter contare su una gestione, perché su questi beni sono stati investiti centinaia di milioni di lire per rendere un parco giardino come oggi, e dobbiamo ancora pagare allo Stato, anzi alla Regione oggi, una concessione per poter mettere un chiodo. Questo è l'impegno che è stato svolto, io mi sono permesso di illustrarlo così molto brevemente. La ricandidatura per me era una cosa logica e coerente, perché ritirarsi dopo 5 anni vuol dire aver fallito i 5 anni precedenti, e ci sono molte cose che vanno forse in questa settimana. Come al solito noi facciamo chiacchiere e non numeri. Grazie, vice sindaco. Pasquale Renda. Grazie Mario, sarò sintetico, altrimenti qua mi sconvolgo. Buonasera a tutti, mi presento, sono Pasquale Renda. Sono, vivo a Sant'Antioco da 30 anni, ormai mi considerate, anzi, mi ritengo un antiochense adottato. Sono un funzionario di dogana e con un'esperienza trentennale nella pubblica amministrazione. Appunto su questa esperienza, non l'esperienza politica come consigliere uscente, ma un'esperienza nella pubblica amministrazione, avrei un desiderio, quello di trasferirla, di trasportarla, o meglio, traslarla in seno alla vita politica del comune di Sant'Antioco. E questo però, qua mi dovete dare la mano ragazzi, qui dovete intervenire voi. Voi mi chiederete in che modo, però spiego subito, semplicemente, un vostro fattivo, forte, robusto, audace aiuto. Non vi devo dire altro. Vi ringrazio. Sì, abbiamo sforato di 20 minuti, quindi la parte propositiva che devo fare io, beh, mi annuncio subito che faremo delle conferenze a tema. Cioè, la seconda gaffa, mi dispiace troppo. Devo annunciare Serretti Roberta che fare un grosso applauso perché ho detto scusa anche se non c'è, perché ha dovuto per forza assentarsi per un impegno che non poteva assolutamente spostare, quindi avrete comunque modo di conoscere la ragazza giovane, laureata, e la conoscerete nei prossimi giorni meglio, quindi non è scusata, diciamo, la sua assenza, non è, veramente io so il motivo, non è stato possibile che fosse presente. Abbiamo sforato, dicevo, di 20 minuti, faccio solo vedere delle slide, poi ci sarà tempo per approfondire sicuramente i nostri propositi, che ripeto, non sono di vivere la tornata, ma sono, provengono sempre da un disegno che noi abbiamo per Sant'Antioco, quindi provengono dalla pianificazione. Questo è lo studio che ha fatto l'Università di Cagliari, dove vi voglio accennare solo due cose. E quel ponte che vedete non è lo stesso di oggi, cambia direzione. Perché quello attuale andrebbe a dividere in due l'area strada, questo attuale invece passa tangente all'area strada. L'università ha fatto, su mia richiesta, perché mi sono confrontato continuamente con le problematiche di Sant'Antioco, l'università intendo tutte le specializzazioni delle facoltà di ingegneria,
ha proposto le due soluzioni, quella del tunnel e quella del ponte. Naturalmente non il ponte attuale, ma un ponte che facesse passare il 70% del traffico velico attraverso il canale. È una percentuale che è tollerabile. Perché dico il 70%? Perché in realtà bisognerebbe fare il ponte alto 30 metri, ma per farlo alto 30 metri in una strada di quel tipo, di quale importanza, con una pendenza verticale dell'8% si finirebbe, non avrebbe un impatto ambientale sicuramente non apprezzabile, però si cerca un compromesso, 70% del traffico anche perché poi per le navi grosse, per le barche grosse, se c'è prevista, come vedete, un altro, altri posti barca. E la popolazione sceglierà la soluzione, tenendo presente che il tunnel dà una separazione netta all'isola, quindi i pedoni, la parte ciclabile, creerebbe un po' di problemi. Invece il ponte, oggi si parla tanto e si è parlato di un ponte abitato, è una cosa innovativa che potrebbe essere apprezzabile e apprezzato dai cittadini di Sant'Antio. Sicuramente per una decisione così importante saranno coinvolti e saranno loro a decidere. Allora, avanti. Ecco, qui ci sono i particolari un po' dell'area portuale. C'è la parte culturale di cui abbiamo parlato diffusamente. Ecco, e qui c'è l'immagine di un teatro che può essere il Teatro Sant'Antio. Quando avremo speso i finanziamenti che abbiamo grazie alle isole minori. Qui sotto c'è un progetto che è del 1916 che ha procurato Marco Massa e che era il progetto di copertura dell'abbatoio, non è stato mai realizzato in stile Liberty, non sarebbe male rifarlo così come erano i pensieri in quel periodo per fare un mercatino domenicale in mezzo di Bombisi. Poi c'è l'immagine della Piazza Italia, dove più che la fontana di Piazza Italia noi vediamo in questo caso la fontana romana, dove in qualche modo dovremmo riuscire a recuperarla. Poi c'è la parte sportiva, c'è una bellissima immagine del palazzetto del campo sportivo, ricordatevi che sono soldi dell'Italia 90, è facilissimo fare una copertura della tribuna facendola pagare a quelli che installano il fotovoltaico, quindi in qualche modo riusciremo a fare la copertura di quella tribuna. E poi c'è il parco giochi fatto in campagna elettorale. Sono stato molto apprezzato dai cittadini di Sant'Antio, anche oggi mi hanno detto che era strapieno di bambini, e chiedo a quelli un po' più grandi di avere un minimo di delicatezza e di rispettare i bambini. Per quanto riguarda, ecco, questo è il disegno della cittadella sportiva, fatto, non è il progetto della cittadella sportiva, è una, un rendering che dà praticamente, ci dice che in quello spazio, che è una zona G attuale, che siamo quasi alla fine della realizzazione del piano attuativo, in quella zona ci stanno tutte le strutture. Il progetto è bellissimo, se non sarebbe male farlo comunque così. Abbiamo i finanziamenti, però vedete l'idea pianificatoria della cittadella sportiva, abbiamo i finanziamenti per il palazzetto dello sport, si inizierà con quello. Quando si troveranno gli altri si farà all'interno di un disegno completo. Non perderemo i soldi perché non abbiamo scelto, non abbiamo un'area a disposizione, perché il pubblico da un spesso un sacco di soldi, per a volte non si riesce a spenderli, ma non tanto per questo, ma per il problema che vi ho sempre detto, per l'intero autorizzatorio, che è pesantissimo. Qualcuno dice che lo risolve in 3 giorni, io non ci credo, perché purtroppo so come funzionano le cose. Santa Caterina, porta della città, darebbe una bellissima impressione, è l'ingresso per Sant'Antioco. Abbiamo dal 2007, vedete, questo è un caso, del progetto di illuminazione pubblica che sicuramente figurerebbe benissimo come ingresso per Sant'Antioco, però purtroppo, nonostante abbiamo trovato un mare di finanziamenti, non c'è mai stato un bando che fosse dedicato a questo scopo. Santa Caterina non ha bisogno solo di questo, ha bisogno sicuramente di interventi importanti. A Banoa,
che è innominabile in questi ultimi anni, ha promesso e ha il progetto per scaricare le foglie al depuratore di Consortile. Però ancora non si vede luce. Vi dico solo una battuta, ultimamente ho chiamato a Barò per fare un intervento per il quale è destinata per statuto, in tutta la condotta era tutta straccata, con danni per le case, ha fatto l'intervento solamente in un punto in cui cadeva la perdita. Quindi immaginatevi che condizioni si trova oggi a Barò. E però, vabbè, non è. Sant'Antioco, isola della Vela, con i posti barca fuori, quella immagine del porto si può vedere. Ecco, c'è una bella frase che ha riportato Marco Messa, che è dell'ammiraglio Nelson, che è stato a Sant'Antioco, che dice: l'eccessivo cattivo tempo ci ha costretto a proseguire verso il Golfo di Palmas. È una maglia eccellente e comoda, con approdi buoni e sicuri per tutti i tipi di nave e in qualunque numero. Questo lo scriveva Nelson nel 1804. Ma già i fenici l'hanno scoperto ancora prima, il Golfo di Palmas, da lì deve partire veramente lo sviluppo di Sant'Antioco. Poi questo palazzo di vetro, che è il palazzo della trasparenza, a volte sento dire metteremo tutte le delibere in internet, metteremo tutte le determine, metteremo i bilanci del comune, ma noi lo facciamo quando ci siamo, basta guardare. O non si sa cos'è un bilancio, perché se uno non sa cos'è un bilancio l'avrebbe già visto, perché il sito del Comune di Sant'Antioco è stravisitato. Quindi aumentare sicuramente la trasparenza, non abbiamo veramente, guardate, se c'è una cosa che non abbiamo da nascondere proprio tutto quello che facciamo, perché riteniamo che i cittadini debbano sapere tutto quello che si svolge all'interno del palazzo. Ci sono altri sistemi, altre cose per tenere informati i cittadini, però purtroppo questo non l'abbiamo potuto fare. Eravamo partiti in un certo modo per fare delle riunioni periodiche, fare una sorta di question time, poi abbiamo abbandonato e siamo stati assorbiti un po' dalle nostre incombenze. Sapere i mestieri, prima Paolo Maria ha detto una cosa. A volte può sembrare utopistico, la terra non è come quella che avevamo 30 anni fa, il territorio era controllato, vigilato, perché gli abitanti di Sant'Antioco curavano il loro territorio. Allora bisogna riprendere questa strada. Io credo che sia anche una delle possibilità, perché la monocultura in economia non paga, allora bisogna intraprendere diverse direttrici. Per esempio oggi, per tanti anni, abbiamo scelto la monocultura industriale, c'è la crisi dell'industria e tutto il territorio non esente. E quindi prendere diverse direttrici, come sono i turismi, che si appoggiano un po' a tutta l'agricoltura, la pesca, l'imprenditoria, il commercio, un po' tutto. E volevo dire un'altra cosa, trasparenza del decoro urbano, qui c'è ancora molto da fare, però io dico, noi sicuramente dobbiamo fare molto, tenete presente che non si può obbligare uno a fare la facciata, per esempio, però bisogna che ogni cittadino di Sant'Antioco riprenda ad avere, a intendere il pubblico come proprio, come era una volta. Io ricordo quando ero piccolo, i nostri genitori per le feste comandate prendevano un secchio di calcio e imbiancavano la facciata. Ecco, e oggi non è un secchio di calcio, sarà qualche altra cosa, però il decoro, guardate, un paese pulito, un paese decoroso, un paese tenuto in ordine, con buoni arredi, con fiori, sicuramente fa una bella impressione. Dovremmo lavorare molto in generale su tutto il paese, ma soprattutto sul centro Matrice e ancora di più sul centro storico, che ha bisogno ancora di interventi in certe parti, e lo riconosciamo. Come vi ho detto, faremo delle conferenze a tema, saranno conferenze con, vi chiedo scusa, di competenza,
di conoscenza fatta da persone che veramente conoscono il Santo Dio, che conoscono il territorio, hanno intenzioni serie, non sono qui per giocare, è sempre valida la sfida con chiunque a mettere le dichiarazioni del reddito sulla bacheca. Grazie. Stop me.